Allora, sono Marcus Crane, signore e signore, benvenuti in un nuovo video delle Sosocraft 2 in Expert Mod. Guardate qua le mie doti da vanillaro che cosa hanno prodotto, eh? Stavo aspettando che renderizzasse il video vecchio, sono entrato, ho messo render distance un chunk e ho prodotto questo, eh? Spero che siate orgoglioni di me, per una volta ci abbiamo la seconda puntata, la terza puntata è una casina. Di qua sono andato un po' in miniera, ma ho trovato soltanto sta roba. Di qua ho sistemato tutto in maniera top incredibile. Cioè, certo, c'ho ancora l'erba dentro casa, però va bene. Importante, nell'ultima puntata, oltre a tutto questo ben di Dio, regà, pacche che dà incredibili soddisfazioni. Abbiamo fatto uno, no, due di questo, uno di questo. Io ne ho rifatte 12, perché? Perché questo è un pacchino expert, non mi voglio mettere a spendere tempo a... Ragazzi, non abbiamo quella cosa là, io voglio andare avanti perché sono un ingordo. Un'altra cosa che ho fatto, sempre ovviamente in off, ma chi se ne frega, è fare un altro po' di questi, che ancora non abbiamo gli hopper per hopparci, e un orto. Un orto che vediamo se produce dei frutti. Le bababiedole da vucchero. Il mais. Cocco bello, cocco. Questo era pronto, il mais, no? Le carrots. Thank you. E il grano, importante il grano perché se no non si fattura. E il topo, arriva il topo. Topo, porco di sfondo, topo maledetto. Mettiamo un altro po' di grano qui. Lo so, questa è una roba vanilla, ancora col ditone dobbiamo farlo, però. Però. Con questo qui, con questi facciamo gli sting. Quindi in realtà forse, dico forse, dovremmo spingere. Stiamo spingendo? Vogliamo spingere. Però... Io sono troppo curioso di andare avanti, sono troppo curioso soprattutto di una cosa. La Tinker non è la palla che è stata la Tinker dalla 1.6.4 fino ad oggi. L'hanno aggiornata, hanno capito che saranno tutti rotti le palle. Guardate qui. Non serve più mettere questo, farlo diventare... Cioè tu lo metti qui e lui ti propone tutti i pezzi e quindi... Cioè, quindi tu fai così, ottieni questo, fai così, ottieni questo. Fai così, ottieni questo. Vai nella tool station. Non so che devo fare. Che devo fare? Matto così. Faccio l'esempio mattocchiano. Guarda. 1000 volte meglio, ragazzi. Cioè, non so se vi ricordate che cos'era prima. Era un obbrobrio. Una cosa inguardabile. Ok, molto meglio così. Un'altra implementazione figa che noi abbiamo visto durante il corso delle nostre serie tecniche, ma abbiamo sottovalutato perché non ce la raccontava giusta o era una mod complementare, è, adesso ve la faccio vedere, è dove ho messo il mio amico Groot. Solid Brick. Allora, il Groot, per chi non lo sapesse, è questo. Sabbia, gravel e clay. Ottieni il Groot, lo metti a cuocere. E ottieni questo, un po' sbiadito dall'ultima volta che l'ho visto, era un po' più nero, eccetera, eccetera. Però adesso possiamo fare la smeltery. Vediamo dove sta. Sarà questa? La first smeltery, yes, sì. Ok, serve... aspetta, vediamo un po' dove ho messo. Allora, qui ho messo tutti gli strumenti, qui ho messo tutti i cubi. Un saluto, io sono Crude. Ok, no, scusa, questa. Una, thank you. E voilà, questa qui è una smeltery iniziale che ti salva dal dover fare 1000 cubi di Groot per fare la fornace quella gigante, che poi faremo perché? Perché ti duplica la fornace gigante, mentre questa qui, se non sbaglio, ti dà una volta e tre una cosa... Thank you, mini tank, è una battuta di merda, infatti l'ha fatta la mia chat, che di solito... Allora, eccola qui, è lui? È lui o non è lui? No, non lo so. Sapete che non lo so? Perché io so di non sapere. Allora, vediamo un po' se c'è un libro che... Sì, no, mio nonno, il libro dei muratori, questo è... Dobbiamo andare a caso. Ci serve qualcosa da metterci sotto. Secondo me è quello tipo a Coal, penso, ok? Ma avete dato dei suggerimenti nei video, però mi sa che sotto al video... Sare Dieter, yes, è lui, facile facile da fare, fantastico, vediamo un po', tada! No, non va a lava, non va a lava, ma va a coals, attenzione. Quindi adesso andiamo a fare un testo, chi è questo? È Tin, perfetto, vieni su, fantastico.
Andiamo a fare un testo, so? Un test d'ingresso. Ok, allora, vediamo un po'. Guarda che carino. C'ha tre slot solo, poverino. Ok, il team è molto veloce. Ci ha dato un lingotto e tre nuggets. Quindi abbiamo un 1,3. Molto, molto carino. Come tiriamo fuori la roba, però? Non mi ricordo. C'è proprio. Cioè, non lo so in realtà. Allora, questo non c'è il cast, giusto? Vediamo un po'. Aspetta, aspetta, aspetta. C'abbiamo pure questo ora che ci penso. Allora, qui ci chiede il control kick, il basic pipe vorrei farlo. Ma c'è anche fluido? Signori, non c'è tempo da perdere. Dobbiamo partire. Lo so, all'improvviso, così. Debotto without sense. Sapete perché? Dobbiamo andare a cercare. Infatti, mi serve questo. Dobbiamo andare a cercare. L'isola degli slime. Perché ci serve assolutamente il coso rimbalzino. Se no dobbiamo metterci a cercare gli slime vanilla che fanno cagare, se si trovano soltanto de notte, bribibro, boh, baribonzi. Invece col coso rimbalzino è tutto più bello. Forse mi conviene farlo dentro. Fare tipo una barca. Che dite? Facciamo una barca, eh? Andiamo nell'acqua, eh? Andiamo a Vedenzio? Sì, esploro. Allora, facciamo così, barche, come se piovesse, grazie, e arrivederci. Let's go. Mi hanno consigliato, invece di usare il backpack, di usare il dunk, che c'ha 27 slot. Però, non lo so, non sono convinto. Tanto laggiù ci sono delle canne da sciuscero. Posso correre? Sì, posso. Un'ape! Ah, no, non è niente, sbagliato serie. Sbagliato serie. Cos'è quello? Una grotta. Certo, è l'ape sul mare, no? Ma io sarò, no, vabbè. Taratatata. Mi ricordavo che andava un po' più veloce il tizio. Forse è che devo mangiare. Ah, molto bene, molto. Aguzziamo la vista perché queste isole stanno nel cielo. Ci siamo! Ci siamo, raga! Ho distrutto il piccone di Osmium perché abbiamo trovato una. Oddio, là, non respiro. Abbiamo trovato una foresta gigante di questi alberi qui. Quindi ho detto, sai che c'è? Mi prendo gli alberi che sono molto, molto utili. L'acqua marina. Fermi tutti. Thank you. Non male. Allora, questi qui dovrebbero essere non cambiati. Speriamo che, stanno, che non siano più di 100, 128. Vediamo un bug. Ok, sì. Signori, si sale. Una volta fatti le pepette slime, mi divertirò tantissimo. Le pepette slime forse sono una delle cose che più hanno cercato di rendere standalone, perché sono troppo belle, troppo belle. Du-du-du-du-du-du-du. 64 blocchi, speriamo di non cadere, speriamo di non cadere. Vorrei non cadere. Posso non cadere? Figata che ti dice quanti te ne rimangono a sinistra, raga. Ci siamo quasi. Tanto potremmo fregarci l'albero, che non è male per le slime. Niente fluidi, per favore, strani. Ok, non posso più cadere. Allora, questo qui è lo slime block. Perfetto. Non scende? Ah, non è più. Non è considerato un liquido. Figata. Va bene. Non ci sono mostri. Forse adesso che è notte arrivano. Oddio, non lo so, c'ho paura. Mamma. Signori. Ehi. Dove stanno? Dove stanno le. Oh, le slime! No, servono le stringhe! Vabbè, queste ce le possiamo fare. Voilà. E voilà, signori, abbiamo le pepette. Magnifiche pepette. C'è anche la cosa. La mod fighissima. Allora, io prendo tutto questo, così non abbiamo più problemi di slime balls. Grazie, 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 molto arrivederci.
Non so se mi serve il fluido, ma comunque non ho il coso. E questo qui è l'albero di cui vi parlavo, che ogni tanto droppa slime ball di quel colore. Ora, casa nostra, quanto mi piace questa parte. Come si apre la mappa? Dove sta casa nostra? Oddio, Jay. Sì, Jay. Ottimo. Casa. On. E laggiù. Posso farcela? Adoro! Dai, è bellissimo! Regà, è troppo forte, è troppo forte. E con... Che lag! Con le pipette possiamo tirarci... Cioè, con la fionda ci possiamo tirare lontano. Mi hanno detto che c'avevano una durabilità, ma non è vero. Da paura! Da paura, guarda. Chi è lì? A me servirebbero che sarà sto coso? Mi servono delle stringhe. Dobbiamo fare le stringhe. Vabbè. Boh, signori, si torna a casa. Guys, fermi tutti. Un ragno ci ha dato due di questi. Quindi, com'era? Oddio, ci picchiano. Era così? Aiuto. No, scusi, signor ragno. Aspetti. Grazie, la ringrazio. Ah, vuole il blocco. Scusate, il blocco, 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 blocco. Un cuore! Ah, ma il cuore cura e basta! Scusate, sono un pirletto. Dov'è il mio cubo? Cubo? Pronto? Non ho fatto, scusate. Ok. Ok. Signori, siete pronti? Perché non l'avessi mai visto. Butto questo. 3, 2, 1. Let's go! Se becchi gli ostacoli, ovviamente rallenta, però è spettacolare. Oddio, chi è quello? Fauno! Aiuto! No, 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 via, 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 via! Via, 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 via! Vi prego, liberatevi! Ma che era? Questa nostra è là? Vabbè, c'ho le barche! Ma che era? Eccoci tornati a casa, ragazzotti, abbiamo le nostre slime ball, fantastico! Adesso vediamo se ho fatto... Intanto i boss stanno morendo fuori. Vediamo se ho fatto... No. Ve lo dico da solo, no, però possiamo fandolo, assolutamente sì. Che cosa? Non lo so. Aspetta. Due bei drawer, signori. Cos'è sta roba? Oak drawer, yes. Lo mettiamo qui e ci mettiamo questi. La Ember, mamma mia, speriamo che non ci sia la Ember. Oh, grazie, divinità di Minecraft moddato, scendete e prendete il mio figlio. Ah! Quanto ho odiato la Ender in tutte le sue cacchio di salse. Allora, qualcuno si ricorda perché stavamo facendo... Ah, giusto! Sì, i fluid cable. Oddio, ce ne stanno un bordello, ma vedo che alcuni sono molto complicati. No, seguiamo le quest per una volta. Cioè, i basic sono facili da fare. I basic sono facili da fare. Allora, con l'osmium... Facciamo, curiamo questo un pochino, anche se non sono molto d'accordo di questo piccone. Mi hanno consigliato... I pixel di questi, che sono infiniti, distruttibili, cose incredibili, però ci serve... Eh no, eh sì, ci serve un botto di inferium, ma ancora non possiamo farmarlo. Di qua, invece, la cosa bella è che le cose della Tinker vedono quello che c'è dentro questa double chest, quindi ci posso buttare dentro la roba, è fantastico. Aspetta che prendo questo, mettiamo qua dentro, questo mettiamo qua dentro, questo da Damastorcio, questo è il gatto, molto per bene. Sì. Così, così e così. Questi sono i basic item pipe. Vediamo come funzionano. Che belli! Mi ricordano tanto, tanto, tanto i vecchi... I vecchi... Boh, i cosi, esatto. Alla Cisern, qui abbiamo un extractor. Ah, l'extractor vale per tutti! Bellissimo! Allora, questo qui è 8 item ogni 3 secondi. Che per iniziare... Peccato che te ne dà soltanto uno. Ammazza se è complesso sto qua. Sto modpack, raga, aiuto! Aiuto, ci vuole un botto di roba per fa... Per fa sta roba. Minchia! Minchia! D'accordo, sì. Mamma, scusami.
Mi sa che ci tocca fare molto, molto probabilmente un sacco di queste cosine qui, eh. Allora, vediamo. La road, perfetto. Questo, perfetto. Dopo del tè, non c'ho gli stick. Pronto? Stick? Eccoli qua. Buonasera, buonasera intanto a tutti quelli che arrivano su Twitch. Vi ricordo che siamo in live dalle 21 di solito, fino alle 3 di notte. La stone che ho messo a cuocere, ma cazzo, ma saremo forti? Saremo forti? Non lo so, saremo famosi? Non lo so. E sciore e sciore, mi suona la sveglia del telefono per dire che devo andare in... No, aspetta, fermi, 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 fermi. Fermi, 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 fermi. Per fare un pistone devo avere la Living Rock della Modania, la... Oh, porca paletta! Cioè, per fare un pistone serve l'immersive e la Botania. Non è in expert sto pack. No, non è concatenato. Ecco perché. Però mi chiedete di farne uno. Quindi mi chiedete di iniziare. Ragazzi, è incredibile sta cosa. Vabbè, la Living Rock si fa con questa che si fa facile. Fermi! Ma che cazzo? Oh Cristina, davvero? Early game. Meno male che early game! Allora, poi c'è Basic, poi qui c'è il controller che sinceramente a me non fa impazzire. C'è il Basic Crusher raddoppia. Però ci serve il bronzo. Come facciamo il bronzo? È molto interessante nell'alloy smelter che però vuole il bismuto, ce l'abbiamo, questo ce l'abbiamo, no, questo qui ce lo possiamo avere, sì, questo c'è, ok, porca paletta, raga, madonna. Ciao, sono Marcus Claudio e benvenuti in questa puntata in cui faremo un pistone. Aiuto. D'accordo, d'accordo. Mi sa che dobbiamo fare assolutamente un metodo d'autocrafting il prima possibile. Perché sì, perché assolutamente sì. Allora, facciamo così. Stiamo cercando la... Oddio, ma aspetta, 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 aspetta. Questa mischia, secondo voi? Questa mischia? Allora, adesso mi si è sbloccata la Blast Brick. Vedi? È bloccato! Il clip è disabilitato. Che ci dà? Delle ciambelle, grazie. Devo usare la Silent Mechanism Alloy Smelter. Ok. Poi c'è la Brodania. Thank you so much. E poi ci chiede di fare questo. Ma per fare questo, come? Come prima, più di prima, ci abbiamo bisogno. No, in realtà questo possiamo fare. Come cazzo si fa questo? Ci serve l'alloy smelter, raga, a posto. Per poi fare due di queste. Poi ci mancano i brick. No, vabbè, comunque questo insomma che è assurdo. E ci dovrei avere della clay. L'ho fatta prima, sì, la metto a cuocere, ok. Vai, chicco. E poi il coal generator, è vero, l'abbiamo visto dentro una quest, bravissimi. E poi uno di questi ciccicicci qui. Fantastico. Stiamo partorendo. Stiamo molto partorendo. Mi servono quindi quattro di questi, che adesso facciamo così per velocizzare. In realtà il buon treppallone mi aveva chiesto, Manfro, ma fai la cosa furnace. La cosa furnace in italiano è questa. Dovremmo andare un po' più veloce. Che è questo? Oh, c'ha gli auto output! Ma che figata! Bello, regà! Molto, 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 molto bello. Ok.
Quindi io faccio così, qui dentro non so che cazzo ci metto. Output in, on top, tipo. Ok. Se ci butto... Che cazzo ci butto? Non so per qua. Se ci butto un po' di clay. Intanto questo me lo prendo. Grazie. Vediamo un po' se è più veloce o è soltanto automatismo. Mi sembra leggermente più veloce. E vediamo di fare anche una cestina. Oh mio Dio! È vero, sembra l'interface. Bello, bello, approve. Approvo molto. Quindi abbiamo questi, facciamo due di questi. E signori, la Basic Furnace è nostra. Ora, visto che la quest ci diceva delle cose, quale quest è questa? Thank you so much. Però torno indietro. Del bronzo! Il pannello solare! Leather one! Devo fare l'immersive. But il coal generator forse è alla nostra portata. Coal generator. Che bello quando le cose sono difficili. L'unico mio terrore per le expert mod è quando non ti danno la possibilità di scavalcare, però secondo me qui te lo dà. Serve della terracotta, quindi. Ah, ma sta qui la cosa, scusate. Facciamo così. Buttiamola qua dentro e passa la paura. Serve della terracotta, Harry Potter. I wire. Che cacchio! Wow! Ah! Il refined iron è iron cotto. Che paura, regà! Poi ci serve questo. Che lo sapete che cos'è, ragazzi? Che dolore! Due di coppia ogni coso! Me ne do uno solo! Ah. E questi sono quattro. Quindi è 8, 16 piastre di coppia. Perché mi fai questo gioco? Non ce l'ho così tanto coppia. Madonna, regà, no, tocca programmare una Darton. Tocca programmare una DAR, ma dov'è il... Abbiamo finito il copper, io non l'ho preso perché pensavo fosse inutile. Quindi devo fare così. Madonna. Poi devo fare queste. Ah, ecco altro copper. No, questo è bronzo. Poi dobbiamo fare così. 11. Forse ce l'ho fatta. Ce l'abbiamo fatta? Grazie. Grazie, piccole pampine. Abbiamo un componente. Molto bene. Vado a prendere copper. Guys, siamo scesi, abbiamo preso un pochino di copper e dovremmo avere tutto per figlio di quella bravissima persona che è tua madre. Scusatemi. Eccoci qua. Il coal generator. Quindi mettiamo il coal vicino all'anodo smelter, mettiamo il coal dentro al coal generators e qui Iron e la mia amica Redstone, giusto? Vediamo un po' se si genera il bel tolto. Ottimo per la trippa. Intanto la chatterona mi ha fatto notare che noi ci stavamo domandando qual è il meglio backpack da fare. Guardate qua, a parte che questa domanda... No, niente reward. Il Dunk 2, utile, ci dà... lo small backpack utile che può essere upgradato. Quindi, signori, it's time. Na na na. Sbiga sbrenga. Sbaga easy. Sbare vince. Dengen dang. Dove sta il mio legno? Scusate. Vabbè, prendo un po' di questo legno. Me lo metto qui. Ma lo metto. Tacche ticche. E poi facciamo slabs. Barrellone vanilla. Perfetto. Tutto circondato da coal. E questo è il Dankuno. Dankuno che io vi sconsiglio perché fa un po' cagare, però è molto utile quando vai in miniera per collezionare le cose. Prendiamo il Dankuno e lo circonnavighiamo di questo, come farebbe Amerigo Vespucci. E già, già, già diventa meno male. Meno non male. Quindi io direi di fare sabbia. Questo e quest'altro. Facciamo sbring, sbrang, sbrung e spada spenf. Pick up, sì. Questo non so che fa.
Sortala, non lo sorti? Lo stai sortando? Perfetto. Che significa? Significa che quando siamo in miniera e raccogliamo. Ok. Significa che quando siamo in miniera e raccogliamo questo, non finisce nell'inventario, ma finisce qui dentro con un limite di 1000 oggetti, già a livello 2. Non male. Non male. Questo qui, invece, dannato. Filtered pickup, ok. Questo qui invece. Ah, vabbè, ma non è male. Non è malissimo, ragazzi. Scusate. Non è male, ma si può potenziare. Yes, con 4 di lana e 4 di pelle. 4 di lana e 4 di pelle. Ma io non ho la lana. Mannaggia quella. Sozza, ce l'ho la lana? No, non ce l'ho la lana. Vabbè. Allora, di qua come siamo messi, signori? Abbiamo finalmente il redstone alloy ingot. Lo buttiamo qua dentro, che è un po' questa è la scatola del tutte cose. Io direi che nella terza puntata è giusto duplicare le cose. Quindi, bucket of lava. Quindi, miei cari ragazzotti, allora, innanzitutto, ma vi state rendendo? Io avevo tre stacche di ferro. Tre crafting del cazzo abbiamo fatto, ragazzi. Cioè, tre crafting della minchia proprio. Wow, vabbè. Va bene, va bene, va bene. Io direi che il crusher forse per adesso è meglio della smeltery. Basic crusher. E già se ne sono andati questi, quelli che avevo fatto. Vabbè, senti, guarda, facciamo così. E che cacchio. Ogni volta ne spreco due, me ne servono 50. Due di questi. Questo ce l'abbiamo. L'alluminio ce l'abbiamo. Ci serve la lavazza. Eccola qua. La lava, la lava, la lava, la lava, la lava. Lava come lava. La cerco nella miniera. Allora, visto che dei ragazzotti mi hanno detto, Manfro, sì, mi manca soltanto questo. Manfro, la lava va la prende al villaggio. Facciamo un po' off camera. Andiamo in miniera al villaggio. Deprendiamo tutta la lava e torniamo. 3, 2, 1. Siamo tornati dalla spedizione, miei cari, con tutto praticamente, tutto quanto. Il backpack, eccolo qui. Allora, abbiamo preso dalla casa degli immersi il Threaded Wood, quindi non dobbiamo farlo, geniale. Abbiamo preso la rana dal coso, dal mercato, quello vanilla, e questo qui. E poi ho rubato anche dei libri da qualche parte, però dopo, vabbè, non mi ricordo. Allora, quindi buttiamo dentro questo, buttiamo dentro quest'altro, prendiamo le poche stringhe che abbiamo. Voilà, e dovremmo un secondo soltanto, grazie. Dovremmo, forse ce lo devo mettere io qui? Sì, non vuole. È una persona orribile, va bene lo stesso. Signori, giallo, un medium backpack. Ah, la faccio rogazzo. Vediamo un po' se dovessi. Cioè, sgravato, regà. No, aspetta, scusa, ho sbagliato. Ah, giusto, 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 giusto. No, ti prego, dimmi ma che culo, pare fatto apposta, pare fatto. Giuro che non è fatto apposta. Ma che culozzo. Abbiamo scoperto una cosa, però, grazie alla mia chat. Vedete che giocare mentre registro, mentre sto in live, mi aiuta anche per il mio DDA, ma anche per delle piccole chicche. Ok, voilà e voilà. Quindi venite su Twitch, signori, un large backpack. Oh mio Dio! Bellissimo, posso mettere da qualche parte? Ci sarà un tasto, quindi. Open backpack. Ce n'è un altro. Sophisticated backpack o useful backpack? Oddio. Qual è? È useful, quindi era V. Cioè, raga. Oh my god, what the fuck? Da paura. Da paura.
Ok. Allora, quello che vi dicevo, aspetta che sposto un po' tutte le robe qui, biribibarobò, il coppero, metti qui, questo dai al sorcio, questo è il gatto, questo non c'ha bacci dei cipici, questo lo metti qua dentro, facciamo tutto così a chi se ne frega, vai. Adesso facciamo il crusher. Perché ce lo chiede la queste? Ma la verità, ti fa male, lo sai, no? La verità è questa. Il crusher è lento come il cucco. Però ci dà il doppio, ragazzi. Non è lento! Ha velocizzato! Duplicazione! Così, a brullo! Ci piace. Ci piace. E per risparmiare ancora un po', ho ricevuto il mega suggerimentone di un ragazzotto. Volete sapere come possiamo fare le plate di iron? Tutti dicevano con l'immersive. Ma guardate un po'. Ragazzi, è una svolta. È una svolta. Uno ad uno dentro la Tinker. Passami un panno carta, per favore. Quindi quello che dobbiamo fare è semplicemente questo. Come ai vecchi tempi, prendere la Tinker, ok? Fare, io me lo ricordo il crafting, me lo ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo, me lo ricordo. Fare un Fauslet. Eccolo qui. Buttare dentro, dentro. Ho finito il ferro in una puntata sola. Ho finito il ferro. Cacciazzo, zaladra. Scusate, questo non è il ferro. È questo il ferro. Stava di scusa. Ma. Ok, prendere e fare così. No, aspetta, non mi serve il ferro. Mi serve l'oro. È l'oro che fa i cast. Oppure il brass, però a questo punto. Noi posizioniamo qui la formina. Lui mi smelta l'oro. Ci siamo? Noi facciamo così, si solidifica, quello va perso, ma da adesso in poi, ogni volta che qui metteremo 3 di oro, aspetta un attimo, io posso mettere. Vabbè, possiamo fare così, in automatico con i fluid cave, lo facciamo. Allora ragazzotti, abbiamo constatato che lo steel non possiamo farlo adesso e quindi non possiamo andare avanti nelle quest perché dobbiamo andare nel Nether. Qui serve lo steel, serve qui. E lo steel non si fa in nessun'altra parte se non nella Blood Magic, ma la Blood Magic la sbloccheremo in seguito, serve il gabbro. Se non andando a fare la Blasting Furnace della. Quindi dobbiamo andare nel Nether, la prossima puntata al Netherone. Però prima, che a me piace l'automatismo, ho scoperto che ci stanno anche i Fluid Cable. Si fanno più cagare, non lo mettiamo in dubbio. Però ci hanno abituato bene, quindi io quello che vorrei proporvi è questo. Noi facciamo così, d'accordo? E qui dentro ci mettiamo, facciamo finta, due pezzi di iron ore, d'accordo? Ora no, anzi è un pezzo di iron ore perché verrà duplicato. Se facciamo così, guardate qui, magia. E questo qui il rapporto è 1 a 1, quindi in realtà stiamo duplicando tutto l'iron che troveremo. Rompiamo questo, che è un po' ob e anche un po' obsoleto, e facciamo così. Plate automatiche. Infine, questo per non sprecare gli op perché qui sono costosissimi. Il vostro Marcus Cron si ispira a Genova. Anzi, facciamo. No, facciamo una yes. Voilà, adesso è diventato un oggetto. Signore e signori. Totale automatizzazione bellissima del ferro, cioè delle plate di ferro. Ovviamente noi adesso stiamo mettendo gli iron, ma poi andremo a fare un po' di miniera e devo dire che wow, questo pack è davvero davvero bello, difficile, interessante. Potremmo provare quando avremo abbastanza lava a fare la fornace della Tinker e togliere di mezzo il coal generator, ma tanto per adesso sempre di coal si tratta, ce l'abbiamo in abbondanza, chi se ne frega. Il pack ci sta mettendo in difficoltà, bastardo. Io volevo un po' lasciarlo, però l'ho fregato così perché lui, bastardone, non te lo dice che ci stanno i pipe, capito? Allora, quindi, prossima puntata dobbiamo arrivare assolutamente a questo per avere queste perché c'è la Giant, c'è la Colossal Chest e la Simple Storage. Le mettiamo insieme, inventario gigante, libidine. Per tutto il resto, raga, spero che questa puntata vi sia piaciuta. No, fermi, scusate. Ricomincio. No, dovevamo fare due cose. Una è la Timer Bottle, che assolutamente la voglio fare in questa puntata perché è bellissima, meravigliosa, fantasticissima. Ne voglio quattro. Ne posso avere più di una. Posso
Posso... Oddio, che è questa? Posso averne più di una? Posso? Ah, non posso? ok, e la redstone sta là dentro, mi serve l'oro, ce l'ho in mano. Oh, time enough bottles, tra l'altro avevo un bordello, vabbè, che ci sta lì davanti, strabuono. La domanda che volevo fare, intanto mettiamo il ferro che ho preso, siamo andati in... ho chiuso la puntata, sono andato in miniera e poi ci ho ripensato. Un ragazzotto mi ha detto, fai questo. Fai questo qui, che è indistruttibile. Ora, raga, io ho paura che tutto esplode. Quindi, per non saperne leggere né scrivere, quanti me ne servono? Tre. Ok. Ok. Ho molta paura. Che figata, raga. Tra l'altro possiamo fare i lingotti quando vogliamo. Che figo, funziona il mio metodino, funziona. E non c'è il ferro, fermi tutti. Fermate. Bastarda, questa ha sprecato tutto il ferro. Dobbiamo, dicevo, dobbiamo mettere anche di qua la plate per la... Perché comunque ci dà vantaggio, eh. Vediamo un po'. Mi dicono che è un piccone stra super OP. E a noi ci piace. E invece, tra l'altro, è molto veloce nel liquefare il ferro. Ok, due e tre. Regà, io ma scappo, me la fuggo. Oddio, che ho fatto? Render distance, non lo so. Me la fuggo, non esplode, speriamo. Da lontano da casa, perché prima esplodeva. Chi è? Salve. Mamma mia, con l'armatura di Refined Obsidian. No, che lago. Refined Glowstone. No bad. Ok, signori, siamo pronti. Uno, due, tre, non esplode. Oh mio Dio. Binding Leaf Netherite. Andiamo a vedere se questo piccone è un pacco. Oppure è quello che sembra una gran merda, scusa. Ah, sulla cobblestone. Oh, ma è indistruttibile! Indistruttibile! No, raga, fermi, ma. Ma questo del bilanciamento mi frega niente. Ah, vabbè, ha fatto tutti i crafting complessi, in effetti. Raga, fermi, c'abbiamo la svolta epocale, c'abbiamo il dunk null. Che... No. No. Cioè, io non so se vedete. Scusate, faccio ecco. Cioè, raga, qui è un magnete, hai fatto? Non consuma la fame. Non consuma niente. Oh my god. Ma che è sta roba? Ma che è la Shalacraft? I diamanti. Oh mio Dio, ragazzi, questa è proprio l'esosocraft. Perdonate, questa è incredibile. Allora, non so che sta succedendo. L'acqua mi uccide. L'acqua di Minecraft mi uccide molto. Mi fai andare via, per favore, grazie. No. Oh, eccoci qua. Allora, regà. Andiamo qui. Oh, lontano dall'acqua, lontano dal qua. Fermi tutti. Regà. Questa è l'esosocraft. Cioè, rendetevi conto, c'è cioè il piccone e poi ci stanno pure questi altri strumenti, quindi sarà... E l'armatura? Non lo so, non lo so, ci stanno un sacco di cose da scoprire, grazie a tutti quelli che stanno confluendo. Tra l'altro questi sono fighissimi per scavare, però cioè, a sto punto c'è cioè, il miner, va bene?
Raga, bellissimo, le Sotocraft, tre stacche di iron consumati, ma poi scopri che c'è il piccone che quella in miner fa, una combo incredibile. Abbiamo tutto sto inventario, abbiamo tutto qui, e noi adesso ci facciamo un bel po' di miniera, automatizziamo il sistema là sopra, e ragazzotti, ci vediamo alla prossima puntata. Bella per voi, ciao!